Lanciamo per iniziare insomma, e vediamo un po'. L'argomento della violenza che gli operatori sanitari affrontano, i medici, gli infermieri, gli OSS e quanti altri lavorano nell'ambito della sanità, ormai insomma è una problematica molto importante. Io venendo qui stamattina leggevo, davo uno sguardo ai giornali. E mi va di ricordare sinceramente la dottoressa di Santomero, la dottoressa, sinceramente adesso mi sfugge il nome, che a cui oggi proprio dedicano il Day Hospital di Santomero, a questa dottoressa che purtroppo è stata ammazzata nell'ambito della propria attività. Per cui diciamo che questo sicuramente è un estremo. Però è indubbiamente una problematica che oggi a livello aziendale si avverte sinceramente, sicuramente presso delle aree critiche, i pronti soccorso sono quelli più a rischio, ci abbiamo altre discipline, sicuramente la psichiatria è quella altrettanto a rischio, abbiamo il servizio delle dipendenze. Ma sicuramente in questi giorni sentiamo parlare anche dei posti che abbiamo a livello territoriale, come le guardie mediche, una problematica che sia a livello nazionale, ma anche a livello locale, ringraziando Dio, insomma, con non grosso rilievo, però sono delle situazioni che quotidianamente ci troviamo ad affrontare. E dobbiamo anche dire che purtroppo, in particolar modo nelle guardie mediche, nella continuità assistenziale, noi non è che strutturalmente siamo preparati e preposti proprio come dovremmo, vuoi per cioè, la presenza a livello territoriale molto estesa, ma vuoi lo dobbiamo dire, per delle situazioni strutturali che ormai vanno avanti da anni, anni, decenni, magari messe a disposizione dai comuni, i primi tempi, perché tutti quanti volevano la guardia medica, insomma, ma oggi come oggi, con tutte le problematiche che ci sono e che i predecessori che sono intervenuti hanno fatto rilevare, insomma, ci sono in realtà. Ora, queste sono le situazioni che ci hanno portato a far sì di prendere in considerazione una formazione degli operatori sanitari anche su questo argomento. Ci tengo a precisare che questi incontri, questi argomenti sono precedenti, giustamente Maria, tu mi puoi supportare in questo, all'episodio di Chieti. Cioè questo argomento, questa attivazione di questa formazione non è successivo a ciò che è successo a Chieti circa un mese fa. Ce lo stiamo programmando da 3-4 mesi, per cui ritengo che vada presa in considerazione questa situazione in cui l'azienda è adoperata, si è fatta carico e ha capito che era il momento opportuno di intervenire anche su questo argomento a livello formativo e non solo su argomenti prettamente professionali e di formazione proprio professionale. Ora, questa è una situazione che noi ci tenevamo a portare avanti. Indubbiamente esce un po' fuori da quelle che sono, esula un po' da quelle che sono gli argomenti della formazione specifica a livello aziendale, però riteniamo che sia, e lo torno a dire, altrettanto importante.